Amiche e amici di Grottaglie in Rete, incontriamo Marianna Nicchiarico, assessora alle politiche sociali del Comune di Grottaglie. L'occasione è Come rivestita, una installazione d'arte che vuole sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e su quelle che a volte sono scuse banali e un po' ipocrite per giustificare degli atti di violenza inqualificabili. Come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa è nata tanto tempo fa, nel 2013, qualche anno fa, insomma, nel Kansas, per iniziativa di due ricercatrici dell'Università del Kansas, appunto, che studiavano proprio l'incidenza degli stereotipi, dei pregiudizi sui casi di violenza. E dall'America questa mossa installazione è arrivata anche in Italia, fatto tappa a Milano, dove un'associazione Libera Sinergie ha adottato e ha adattato questo progetto contestualizzandolo nella nostra cultura. Sud-Est Donne, un'associazione che gestisce diversi CAV in Puglia, in associazione con l'associazione Alzaia Onlus, che gestisce il CAV di Grottaglie di Carosino del nostro ambito, con loro abbiamo deciso di portare questa mostra qui a Grottaglie. Perché? Perché la domanda come rivestita è una domanda purtroppo alla quale molte donne sono costrette, molte donne che sono state violentate, stuprate, che hanno subito delle violenze, sono costrette a rispondere e colpevolizzandole di fatto della violenza subita. E proviamo a scardinare con questa mostra dei pregiudizi, degli stereotipi, e soprattutto proviamo a stare dalla parte delle donne che ancora purtroppo hanno bisogno di essere, come dire, di autodeterminarsi e di non essere incriminate per questa loro autodeterminazione soprattutto. È una mostra che è una ciliegina su una torta, diciamo così, ben più ampia. Tante le iniziative che il Comune di Grottaglie sta organizzando su questo tema, e non solo, vogliamo ricordarne qualcuna? Lo scorso novembre abbiamo tenuto un incontro che ha dato il via a questo programma di sensibilizzazione Passi di Donne, e lo abbiamo tenuto all'interno del mercato coperto di Via delle Torri. Abbiamo parlato di linguaggi di genere, di linguaggio di genere, di quanto sia importante l'utilizzo dei termini giusti anche per parlare di violenza e per rompere dei tabù e uscire dalle gabbie dei pregiudizi. Lo scorso 21 marzo invece abbiamo tenuto la presentazione di un libro, Libera Libere, che ci ha presentato il progetto, un progetto che ha preso in carico delle donne vittime di tratta, di violenza e di sfruttamento sessuale, lavorativo e accattonaggio. Lo abbiamo fatto insieme alle autrici di questo libro, che ci hanno aiutato a scoprire questo progetto e soprattutto a scoprire tutto un mondo sommerso di violenza contro le donne che a volte è sconosciuto. E poi oggi inauguriamo questa mostra, che sarà visibile fino al 31 di marzo. Gli orari sono dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19. Lo abbiamo fatto con Angela Lacetignola, responsabile del Sud-Est Donne, con la dottoressa Guarini, psicologa e autrice di un libro, 1-2-3 Stella, che narra anch'esso di storie di donne, e con le due delle operatrici di Alzaia Onlus, Sabina Sabatini e Teresa Tatullo. Lo abbiamo fatto oggi perché in questo mese ricorrono tutte queste iniziative che parlano della donna, e ancora oggi dobbiamo focalizzare l'attenzione invece su quello che è la violenza di genere. All'interno della mostra c'è anche l'installazione di una delle scarpette rosse in ceramica fornite dai nostri maestri ceramisti, un contributo di sensibilizzazione che parte anche dalle attività produttive del nostro territorio. E stasera ci sarà l'esibizione di Marzia Stano, in arte una cantautrice socialmente impegnata che insomma sostiene a fondo le lotte per la libertà e la autodeterminazione della persona. È un'occasione questa di parlare di un fenomeno, come abbiamo detto, odioso, che è quello della violenza sulle donne, ma anche un modo per ricordare che l'assessorato alle politiche sociali è presente nel Comune di Grottaglie ed è disponibile ad accogliere le richieste e le necessità dei cittadini. Assolutamente sì, siamo disponibili, siamo sempre presenti. Qualora non lo fossimo, non c'è, come dire, ci sono tante possibilità di contattarci, forniamo i nostri numeri di telefono, le nostre email. Non abbiamo
abbiamo anche la necessità di andare incontro a chi ci chiede un aiuto. Ricordo anche che abbiamo uno sportello di ascolto, un centro antiviolenza proprio nel comune di Gruttaglio, operativo il martedì dalle 9 alle 12.30, e invito tutti anche a memorizzare un numero, il 1522, è un numero nazionale che provvede a indirizzare la donna al centro di violenza più vicino per intervenire in maniera più efficace e rispondente alle necessità della donna stessa. Allora concludiamo questa chiacchierata ricordando a tutti i nostri amici che chiedere come rivestita è una domanda da non fare, perché non ci sono giustificazioni che tengano di fronte ad atti odiosi. No. Assolutamente no, come rivestito è una domanda che purtroppo viene posta anche da giudici, da forze dell'ordine. Questo la dice lunga su quanto ancora ci sia da scardinare, ma ci sono bei movimenti, c'è una bella rivoluzione in corso, e questo deve passare soprattutto attraverso le istituzioni. Grazie.